Salve, in questo video vi farò vedere una sonometria isometrica, monometrica e cavaliera di un prisma con base esagonale. In questo caso le misure saranno del prisma 7 cm di altezza e l'esagono di base avrà 3 cm di lato. Per farli stare comodamente faremo la sonometria isometrica e la cavaliera su un foglio e la montometrica su un altro foglio, in modo che possano stare comodamente senza sovrapporsi le linee. Per prima cosa andiamo a prendere dalla squadratura di base una misura di 2 centimetri. È una misura non obbligatoria, ma che ho trovato abbastanza comoda sempre nell'ottica di far stare comodamente le figure. Posiziono la squadra sulla squadratura laterale, l'altra squadra la appoggio in modo da formare un angolo retto e vado a tracciare una linea con la 2H orizzontale che vado a prendere tutta la lunghezza del foglio. Questa linea conterrà il segmento o la base dell'esagono. A questo punto prendo la HB e vado a misurare circa 2,5 cm dalla squadratura laterale e dalla squadratura centrale. È sempre una misura arbitraria e unicamente per tracciare comodamente, per far stare comodamente il nostro esagono. Una volta trovati i 2,5 cm, traccio il segmento di 3 centimetri sia da una parte che dall'altra, che rappresenta la base del nostro esagono. Costruirò i due esagoni delle due assonometrie contemporaneamente in modo che siano alla stessa altezza. A questo punto prendo o l'album da disegno o dei fogli per avere un appoggio e prendo il compasso per fare la costruzione dell'esagono. Diamo un nome al nostro segmento di base, lo chiamiamo AB. Apro il compasso a 3 centimetri puntandolo in A, quindi misura AB, e vado a tracciare un arco in questo senso. E puntando in B con la stessa apertura un arco nell'altro senso. Stessa cosa faccio per l'altro esagono. Il centro di questi due archi, ossia dove questi due archi si vanno ad incontrare, sarà il centro della circonferenza circoscritta all'esagono. Quindi punto il compasso all'incontro di questi due assi, sempre con apertura 3 centimetri, e traccio la circonferenza. Non è necessario farla completa, ci si può tranquillamente fermare ad A e B, sia da una parte che dall'altra. Stessa cosa dall'altra parte. Non vado a cambiare la misura del compasso, io vedo che da A l'arco che ho tracciato va già ad incontrare la circonferenza, per cui vado a puntare il mio compasso in quel punto, faccio un archetto che interseca la circonferenza e lo faccio anche dall'altra parte e procedo anche con l'altro esagono. Questi punti che ho individuato sulla circonferenza sono i vertici dell'esagono. Quindi adesso, una volta che avremo terminato, possiamo rimuovere i fogli da sotto e li possiamo unire. Intanto gli do anche un nome: A, B, C, D, E F. La stessa cosa dall'altra parte. E poi vado a congiungerli
formando così il mio esagono regolare. Ecco qua. Quello che andremo a fare adesso è creare la figura d'appoggio che ci occorrerà per tracciare comodamente la nostra sonometria. La figura d'appoggio è una figura che ha angoli di 90 gradi, per cui o un quadrato o un rettangolo. In questo caso verrà fuori un quadrato, un rettangolo, e sarà costruita intorno alla figura che noi dobbiamo fare in assonometria. Quindi comincio posizionando una squadra sulla squadratura e vado a tracciare una linea orizzontale che contenga la base ED sia del primo esagono che del secondo. A questo punto vado a tracciare delle linee verticali, sempre per concludere la nostra figura di base. Quindi posiziono la squadra sulla squadratura, l'altra la faccio scorrere fino a raggiungere i vertici C ed F e traccio una linea verticale che va ad intersecare le due linee orizzontali che ho tracciato poco fa. Rendere più comodo il tutto, vado a dare un nome a queste intersezioni in modo da prendere più facilmente le misure dopo. Partiamo da questo, che lo vado a chiamare 1, 2, 3, mentre questo è l'origine degli assi e quindi la chiamo O. Questa sarà la nostra origine. Stessa cosa la faccio anche per la sonometria dall'altra parte. Tanto la costruzione di base è la stessa. E il gatto protesta. Traccio le mie linee verticali di qua e di qua. Quindi 1, 2, 3 e O. Adesso per la sonometria isometrica procedo a tracciare gli assi della sonometria. Quindi posiziono la mia squadra sulla squadratura, mi appoggio con la squadra 30-60 in questo modo, con l'angolo di 30 gradi alla vostra destra. Faccio scorrere la squadra fino a raggiungere l'origine degli assi, ossia il punto da cui partono gli assi. E ottengo così il primo asse. Ribalto la squadra in modo da avere l'angolo di 30 gradi alla vostra sinistra e l'angolo di 90 in basso a destra e vado a tracciare anche l'asse da questa parte. A questo punto andiamo a riportare le misure. Prendo di nuovo i fogli, li posiziono sotto perché mi serviranno. Prendo il compasso e lo punto nell'origine degli assi. Il compasso sarà sempre puntato qui. Vado a riportare le misure su quest'asse. Ovviamente le misure da riportare saranno quelle orizzontali. Apro quindi il compasso di misura OD e vado a riportare questa misura sull'asse. Questo punto che abbiamo individuato è il punto D. Poi apro il compasso fino ad E e vado a riportare anche questa misura sull'asse. Quello che abbiamo trovato ora è il punto E. L'ultima, almeno delle misure orizzontali,
apro fino al punto 1, sempre centrando in O, e vado a riportare questa misura sull'asse, e questo è il nostro punto 1. Ora procedo nella stessa maniera per le verticali, quindi apro da O fino a C e ribalto la misura riportandola sull'asse. Poi apro fino al punto 3 e riporto anche questa misura. Ho trovato in questo modo il punto C e il punto 3. Quello che devo fare ora è tracciare una serie di linee parallele ai due assi che passano per il punto D e 1 e C e 3. In questo modo. La posizione delle squadre è sempre la stessa, quindi la squadra la posiziono appoggiata sulla squadratura. Prendo la mia squadra 30-60 e la faccio scorrere fino al punto C. In questo modo io avrò una retta parallela al primo asse che abbiamo tracciato. Traccio una linea da C. Faccio lo stesso passando da 3. La ribalto la squadra, avendo ora l'angolo di 30 gradi alla vostra sinistra e l'angolo di 90 alla vostra destra, e riporto le stesse rette parallele, ma passando da D, da E e da 1. Come vedete, io qui ho ottenuto una griglia. Vado a dare il nome corrispondente. In questo punto dove si incontrano la parallela passante per 3 e la parallela passante per D, io vado a trovare il punto B. Proseguendo sulla parallela passante per 3, nel momento in cui va a incontrare quella passante per E, io ottengo il punto A. E qui dove si incontrano la parallela per 1 e la parallela per 3 ottengo il punto F. Ora non dobbiamo fare altro che unire questi 6 punti che abbiamo individuato e otteniamo la sonometria della base esagonale. La faccio con la 2H ancora perché per tracciare il disegno definitivo devo prima trovare quali sono gli spigoli nascosti. E per avere la certezza di tracciarli giusti è meglio tracciare prima le altezze. Quindi, una volta finito il vostro disegno, vado a tracciare le altezze. La faccio partire da ognuno dei vertici A, B, C, D, E, F. L'altezza dovrà essere lunga 7, ma per il momento vado a tracciare una linea lunga a piacere. Andrò poi a prenderla della misura corretta. E qui possiamo già vedere quali sono gli spigoli nascosti. Vedo chiaramente che la retta verticale che passa da F e da A sarà nascosto e lo saranno anche il segmento EF, FA e AB. Andiamo quindi a congiungere per prima cosa gli spigoli nascosti. Se no, se lo si fa dopo, spesso e volentieri c'è il rischio di dimenticarsene. Invece è meglio farlo subito.
Poi mi posiziono in modo che vado a tracciare una linea di 7 centimetri, quindi prendo la misura 7 in questo modo, e anche questa, che siccome è tratteggiata, è uno spigolo nascosto, la faccio in questo modo. E poi stessa cosa, prendo 7 centimetri anche dal punto F e tratteggio, perché è uno spigolo nascosto. Tutto il resto risulta visibile. A questo punto traccio anche le linee verticali visibili, sempre prendendo la misura di 7 centimetri. E per concludere la nostra sonometria, andiamo a congiungere i punti che abbiamo trovato in alto. Essendo la base superiore, come anche nella sonometria cavaliera e monometrica, la figura superiore non ha spigoli nascosti, ma è completamente visibile. Quindi non abbiamo bisogno di tratteggiarla. Andiamo a chiamare i vertici superiori B', A', F' E', ED'. Neanche C'. Questa è la nostra assonometria isometrica. Passiamo alla cavaliera, che sappiamo essere inclinata di 40, avere gli assi inclinati di 45 gradi. Quindi posiziono la mia squadra in questo modo, avendo modo di tracciare gli assi con quella da 45, e traccio quattro assi inclinati, uno che parte dall'origine degli assi, uno che parte da D, uno da E e l'ultimo da 1. Gli assi li traccio lunghi a piacere. A questo punto gli assi sono già segnati. Dobbiamo andare a riportare solo le misure verticali, perché quelle orizzontali sono già posizionate. Le misure da portare sull'asse sono quella di C e quella di 3, OC e O3. Sappiamo che quando noi riportiamo le misure nella sonometria cavaliera, le misure verticali che vanno riportate sull'asse obliquo devono essere la metà rispetto all'originale. In questo caso di O3 abbiamo già il punto medio, perché è C, quindi in questo caso non dobbiamo fare altro che prenderlo puntando il compasso in O con apertura OC e riportarlo sull'asse. Facciamo la stessa cosa anche puntando il compasso nel punto 1, stessa apertura e riportiamo la misura. Andando così a trovare il punto 3, non il punto C, perché noi stiamo riportando la metà, quindi questa è la distanza di O3, e 2 da quest'altra parte. Ora però dobbiamo anche portare sull'asse obliquo anche la misura di OC. Anche OC deve essere ridotto della metà, per cui dobbiamo per forza fare la costruzione del punto medio. Per cui puntiamo il compasso in O con un'apertura un po' oltre la metà del segmento OC e tracciamo un arco da questa parte, un arco da questa, poi puntiamo in C con la stessa apertura e tracciamo un arco da questa parte e un arco da quest'altra. Formiamo quindi due intersezioni che andiamo a collegare con la squadra, il righello. Non la vado a tracciare tutta, mi basta andare a prendere la misura centrale. Questa misura
l'andiamo a riportare sull'asse obliquo, quindi ho col compasso aperto fino a questa lineetta che abbiamo trovato e andiamo a riportarla sull'asse obliquo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, stessa apertura, quindi non dobbiamo fare di nuovo la costruzione, andiamo a trovare questo punto. In questo modo abbiamo trovato il punto C e il punto F. Tolgo i fogli, vado a congiungere il punto 2 e il punto 3. E vado ad individuare in questo modo il punto B e il punto A, dove si incontrano questi due. Concludo la mia sonometria della base congiungendo i vertici, sempre con la 2H, perché come prima dovremo poi andare a vedere quali sono gli spigoli nascosti. Ed esattamente come prima, per farlo è meglio prima tracciare le linee verticali, quindi posiziono la mia squadra e vado a portare sulle misure. Le porto su quanto voglio, poi provvederò a prendere la misura corretta. Quindi lo faccio partire da A, da B, da C, da D e da E e da F. E io vedo subito che gli spigoli nascosti sono FA, AB e BC e le linee verticali che passano da A e da B. Quindi partendo dalle verticali vado a misurare 7 centimetri. E questa la vado a tratteggiare perché è nascosta. Come ho detto, meglio farli subito gli spigoli nascosti, perché sennò poi c'è il rischio di dimenticarsene. Uno e due. Vado a tratteggiare anche gli spigoli nascosti della base, quindi AF. AB. ABC. E tutto il resto invece risulta visibile, quindi lo vado semplicemente a ripassare. Vado anche a prendere le altezze di 7 centimetri non nascoste, quindi risulteranno continue. Concludo collegando tutti i punti. Ovviamente, essendo la base superiore, non ha spigoli nascosti, quindi risulta tutto visibile. Concludo dando i nomi di 1, C', B', A', F'. E de primo, e abbiamo concluso anche la sonometria cavaliera. Concludiamo il nostro lavoro facendo la sonometria monometrica, di cui ho già disegnato l'esagono di base per risparmiare tempo.
La sonometria monometrica è la più semplice di tutte perché mentre l'isometrica risulta deformata perché l'angolo formato dai due assi, l'angolo tra i due assi è di 120 gradi, l'angolo che si forma nella sonometria manometrica è di 90. 90 gradi vuol dire che la nostra figura non risulterà distorta, risulterà semplicemente ruotata. Quindi effettivamente io non andrò a fare tutta la costruzione della manometrica, si può fare, ma non è indispensabile, andrò semplicemente a fare la costruzione dell'esagono ruotato di 30 gradi. Quindi posiziono la squadra sulla squadratura e come abbiamo fatto per la isometrica vado a tracciare l'asse inclinato di 30 gradi. Posizionando la squadra con l'angolo di 30 alla vostra destra, e vado a tracciare solo quest'asse. Tutti gli altri non li vado a tracciare. A questo punto vado a riportare le misure orizzontali. Prendo il compasso, lo punto all'origine degli assi, apertura di e vado a riportare questa misura sull'asse che ho tracciato. Questo è il punto D. Apro fino a E e questo è il punto E. Se voi andate a misurare ED, vedrete che è esattamente di 3 cm. Quindi io lo vado a congiungere in questo modo. Cosa vado a fare adesso? Vado a fare la costruzione dell'esagono dato il lato, ma avendo il lato di base non orizzontale ma ruotato. Tuttavia la costruzione è sempre la stessa. Quindi apro il compasso di 3 cm, lo punto in D e poi in E. E vado a tracciare un arco in questo senso e un arco nell'altro senso puntando in E. Ottengo in questo punto il centro della circonferenza circoscritta all'esagono, non cambio mai l'apertura del compasso e vado a fare esattamente la costruzione dell'esagono, quindi apro, faccio una circonferenza e vado a trovare i punti di intersezione con la circonferenza. Questo è il punto C, questo sarà il punto B, questo sarà il punto A e questo sarà il punto F. Non devo fare altro che congiungerli. E otteniamo il nostro esagono. Ora, in questo caso vi sto già facendo vedere quali sono gli spigoli nascosti. E sono FA e AB. Perché quello che mi preme ora è farvi vedere come tracciare le altezze, perché mentre nelle figure precedenti noi dovevamo tirare su 6 linee. Per quanto riguarda la sonometria monometrica, ne dobbiamo tirare su soltanto 3 perché EF sono allineati in verticale, lo stesso vale per CB e anche per DA. Quindi andremo a tracciarne solo 3 di linee verticali. Posiziono la squadra su una linea di costruzione orizzontale che è parallela alla linea della squadratura, per cui va bene, e traccio da C una linea verticale lunga a piacere, tanto poi andrò a cancellare e andrò a prendere la misura corretta. Faccio la stessa cosa per D, che come vedete passa anche per A, è la stessa cosa per
Quello che consiglio io, ma non è obbligatorio, è andare a tracciare come prima cosa l'esagono superiore, quindi andare a prendere i punti corrispondenti. Quindi da C vado a considerare 7 centimetri e trovo il punto C'. Da B vado a considerare 7 centimetri e trovo il punto B' e faccio la stessa cosa anche con gli altri punti, quindi da D da A E e da F. E vado a congiungerli, ottenendo così l'assonometria del nostro esagono superiore. Non ci saranno molti spigoli nascosti in questa figura perché F, la linea che parte da F risulta nascosta, però è coperta prima dalla linea verticale che parte da E e poi dal segmento E'F', per cui quello che vedremo in realtà è una linea continua. La stessa cosa anche da quest'altra parte. L'unica parte tratteggiata sarà da A' di primo. Da D' a D invece è continua. Questa è la nostra assonometria monometrica del prisma a base esagonale. Queste sono la isometrica e la cavaliera. E spero di essere stata abbastanza chiara.